di impronte digitali. Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Io sono Giulia Natale e il tema di questo percorso di oggi è creature immaginarie, intendendo per immaginarie tutte le figure che integrano il nostro immaginario collettivo individuale nel ruolo di protagoniste, gregari o comparse. La scelta cade su un filo conduttore ampio, come sempre, che dà la possibilità a me, ma certamente a voi, di trattare questo argomento in classe con i vostri ragazzi secondo il ciclo e secondo le competenze, avventurandoci nell'estensione delle classificazioni possibili di queste figure, tenendo ad esempio come parametro di riferimento la presunta esistenza di queste creature, cioè se siano state credute realmente esistenti da una certa cultura in un certo periodo, e dividendo le creature immaginarie, raccontate, illustrate o interattive fra il magico, il mitologico, il leggendario, il fantastico, con considerazione per tutte le creature strane, insolite, fantastiche, inesistenti, inventate, che sono frequenti nella letteratura e nei linguaggi. Quindi sirene, giganti gentili, Baba Yaga, elfi, maghi, orchi, mummie, troll, uomini di latta, Gruffalò, nerini del buio. Non solo creature inquietanti o paurose, talvolta guide, talvolta benigne, talvolta metaforiche. Viste nel montaggio le proposte dei titoli di libri qui inseriti, la mia proposta di oggi è cercare con spirito giocoso, per volgerlo poi al didattico, alcune figure fra queste nelle app per vedere come i contenuti digitali le propongono e come sono declinate. La prima è, direi, una risorsa indiscussa, Il viaggio di Ulisse dell'editore Elastico, che vediamo qui nel montaggio diretto dal mio iPad. È un'app, pensate, che ha 9 anni e con solo qualche aggiornamento resta una delle pubblicazioni italiane più interessanti nella combinazione fra narrazione interattiva e sviluppo degli eventi e della storia. Allora, qui la vediamo in apertura. È disponibile in italiano e in inglese. Il lavoro che sempre invito a fare è passare da una lingua all'altra, così come per l'ascolto, anche questo offerto in doppia lingua. L'interattività è suggestiva, molto ben equilibrata. Qui stiamo vedendo la struttura dell'app, che si esplora o con il voltapagina o scegliendo il capitolo relativo alle specifiche avventure di Ulisse. In linea con il tema della puntata, ci orientiamo sul ciclope, il ciclope Polifemo, e anche su Scilla e Cariddi, che più mostri e creature strambe non si può. L'opera intera può essere portata in classe e discussa insieme. La seconda proposta digitale ha come titolo Mostri mitologici, disponibile anche in inglese, e ho trovato anche la versione di carta, la vediamo nel montaggio. Eccola qui, c'è una tenda laterale con una comparsa che a comparsa fornisce 9 fantastiche creature, nelle quali la forma umana si confonde con quella animale, il minotauro, la medusa. Divinità mostruose nate nell'immaginario della nostra antica civiltà del Mediterraneo e uomini e donne mutanti. Antiche divinità con più corpi, esseri mostruosi legati al mito, e devo dire l'interattività è misurata, la lettura disponibile è professionale. C'è poi un fumetto molto noto del disegnatore inglese Luke Pearson, che è abitato da troll e figure bislacche di vario genere, che sono compagni delle avventure di Hilda. Chi è Hilda? Una bambina frizzantissima, capelli blu, occhi sgranati sul mondo e paura di niente. Il primo dei sei fumetti è proprio intitolato Il del Troll, e questo la dice lunga sul motivo della sua inclusione in questa folle rassegna.
Anche perché nel 2018 Hilda e le sue elettrizzanti avventure sono state trasposte in una serie animata prodotta da Netflix, conferendo a questo progetto transmediale una menzione speciale del Bologna Ragazzi Cross Media Award del 21 dello scorso anno, proprio per quei progetti editoriali che meglio hanno saputo espandere il proprio universo narrativo verso altri media. E questo è anche digitale, anche questo è digitale. Ultima app in esplorazione condivisa è la particolarissima Botanicula, un'app punta e clicca, una vera e propria avventura grafica per fare scuola. Tutto avviene in un mondo inesistente, fra il regno vegetale e il regno animale, e cinque amici devono affrontare una missione per difendere il seme dell'albero che li ospita dall'attacco dei ragni che ne succhiano la linfa. Sono creature vivaci, si tratta di 9 episodi e ci sono i livelli per procedere, ma soprattutto nel gioco c'è la storia raccontata attraverso la nostra calorosa partecipazione diretta. È bellissimo conoscere creature digitali che sono nuove, frutto dell'inesauribile fantasia umana. Se serve poi uno spiritoso momento di intrattenimento pauroso e più per ridere con i piccoli che per condividere una storia, segnalo anche l'ambiente di fantasmi dell'app Toca Boca, con lenzuola in movimento interattivo e con un assortimento di scherzi a danno di adulti finti creduloni e a vantaggio della soddisfazione dei bambini. Per i più grandi, invece, c'è un po' una chicca in formato EPUB, non è un'app, è un ebook interattivo. Si intitola Jume Juke, che sono delle creature bruttone di fantasia spericolata, con un solo occhio al centro di quella che sembra essere una grande testa, braccia fini, pantaloni cadenti, una bocca triviale e temibili, a bordo di una rombante bicicletta. In tutto il libro si animano paura e ironia, e il finale è proprio un grazioso colpo di scena. Una storia molto americana dedicata ad Halloween, ma che si può usare per divertirsi tutto l'anno. Quindi il mio invito, come sempre in chiusura, è: create percorsi anche digitali e divertitevi. A presto con la prossima puntata di Impronte Digitali.